città metropolitana di Firenze, tramite la sala operativa di protezione civile, ha seguito il terremoto del centro Italia del 24 agosto fin dai primi minuti dopo l'evento. In particolare abbiamo seguito come sala operativa l'evolversi della situazione e abbiamo partecipato al primo nucleo di aiuti che è stato inviato dalla Regione Toscana mediante la colonna mobile regionale. I nostri operatori si sono recati sui luoghi del disastro e abbiamo partecipato alla realizzazione dei 3 campi messi in piedi dalla Regione Toscana ad Amatrice, campi di Musicchio e Cornillo Nuovo. Il soccorso è stato soprattutto ovviamente diretto a fornire pasti, alloggi alle popolazioni colpite dal disastro, e disastro che ha avuto una particolarità perché è stato veramente un evento che ha toccato profondamente la società di quei luoghi, perché sono luoghi con bassa intensità abitativa di montagna e si sono registrate moltissime vittime. Faccio un esempio: ad Amatrice, su 2600 abitanti di popolazione residente, si sono registrate circa 200 vittime. Successivamente a questa collaborazione, nell'ambito della colonna mobile della Regione Toscana, abbiamo instaurato, tramite il coordinamento svolto all'interno della Direzione Comando e Controllo attivata dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, una collaborazione con il comune di Città Reale, che è un piccolo comune confinante con Amatrice, il quale si è visto ridurre drasticamente la possibilità di operare dal punto di vista tecnico a causa proprio di lesioni alla sede comunale, quindi uffici lesionati, e da un apparato di tecnici modesto. Noi abbiamo una struttura tecnica lì, diciamo in modo continuativo. Questo è avvenuto fino a tutto il mese di dicembre. Attualmente stiamo collaborando con dei tecnici che periodicamente vanno lì e sono a supporto dell'ufficio tecnico del comune stesso per gestire il flusso di segnalazioni di danni e di richieste di verifiche di agibilità e di termine del procedimento di verifica dell'agibilità dal punto di vista amministrativo. Dal punto di vista operativo, il supporto è stato soprattutto concentrato sul comune di Amatrice. Abbiamo portato ad Amatrice alcune nostre attrezzature, la torre faro, dei gazebo, nell'ambito della colonna mobile regionale. Abbiamo partecipato alla installazione dei campi e abbiamo gestito come funzionari della città metropolitana per alcuni periodi i campi stessi. Abbiamo svolto le funzioni più disparate, da quelle di capocampo, da quelle di coordinatore dei sottocampi, e abbiamo anche al termine dell'emergenza abbiamo contribuito allo smontaggio dei campi stessi, alla fase di ripiegamento dei campi al termine dell'emergenza abitativa, intesa come collocazione delle persone nei campi all'arrivo della stagione autunnale e invernale, laddove il sistema di accoglienza della popolazione sfollata è stato strutturato utilizzando gli alberghi della costa, e quindi non cercando di minimizzare le presenze all'interno delle tende. La Protezione Civile della città metropolitana si occupa per tutto l'anno dei problemi per quanto riguarda i 42 comuni che la completano. In più è anche solidale con le situazioni come sono nelle Marche, nell'Abruzzo, per quanto riguarda i terremotati. Oltre a essere intervenuti sulle prime scosse, anche stamattina abbiamo rimandato una squadra per dare mano a togliere un po' di neve. Visto le abbondanti nevicate ci sono state in questi giorni, che hanno creato ancora più problemi di quelli che avevano alla popolazione terremotata. Tuttora abbiamo lasciato dall'inizio delle scosse un modulo a Città Reale per dare una mano agli uffici amministrativi per i controlli nelle case.